Siamo all'interno del centro commerciale Le Bolle di Eboli e in questo momento si sta svolgendo la raccolta alimentare per le persone indigenti, per le persone bisognose. Noi abbiamo il piacere di incontrare Bruno Stellavato, che è il delegato della filiale di Matinella dell'Associazione di Promozione Sociale Betel. Beh, esattamente in che cosa consiste questa raccolta? Come si procede? E praticamente noi facciamo comunicazione al richiesta alle strutture, agli ipermercati e supermercati che vogliamo fare questa raccolta. Loro ci autorizzano a farla, noi ci mettiamo esternamente come siamo qui messi posizionati in questa maniera come ci potete vedere. All'ingresso del supermercato diamo un'informazione alla clientela, gli diamo un volantino e gli diciamo semplicemente quello che è il nostro spot di diciamo aiutateci ad aiutare con un pacco di pasta, un pacco di scatolame eccetera. Poi le persone all'interno leggono il volantino nostro, vedono qual è la nostra iniziativa e così semplicemente all'uscita ci danno qualche cosa e noi poi questo lo raccogliamo, lo mettiamo nel nostro deposito, nella nostra filiale che si trova a Matinella e li andiamo a consegnare alle famiglie disagiate, famiglie che hanno delle difficoltà economiche che ci vengono comunicate dai comuni, dagli assistenti sociali, in questo caso nel comune di Eboli abbiamo 70 famiglie che stiamo assistendo sistematicamente. Ecco, ciò che per te è poco, per altri è indispensabile, è un'altra frase importante che voi spesso dite. Qual è la risposta delle persone? Si fermano volentieri, vi danno questi alimenti oppure dovete cercare di convincerle? No, noi non, innanzitutto non insistiamo e gli diciamo gli diamo una notizia flash, aiutateci ad aiutare con un pacco di zucchero, stop. Poi loro entrano e succede qualcosa nei loro cuori, sicuramente Dio, sono convinto, muove il loro cuore e li tocca e vede il bisogno e loro liberamente ci donano. Sono con il direttore dell'ipermercato Giovanni Moretta, ipermercato che è all'interno di questa struttura, Le Bolle, questo centro commerciale, e chiediamo al direttore qualcosa inerente alla raccolta alimentare. Io so che questo genere di collaborazioni va avanti da un po'. Sì, sì, no, non è la prima che abbiamo fatto, siamo bellini di accogliere queste manifestazioni. La nostra è una piena disponibilità totale ad aiutare chi ne ha più bisogno. Ecco, voi naturalmente mettete a disposizione la vostra struttura per fare in modo che le persone povere, le persone che hanno bisogno possano poi ricevere questi alimenti. Sì, 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 assolutamente. Quindi le ripeto, siamo ben lieti di fare queste attività e di ogni genere, basta che abbiano un ritorno che è visivo, insomma, è palese. Direttore, tra l'altro siamo in un periodo importante per voi perché si festeggiano 3 anni. Dalla nascita delle bolle. Sì, sì, e questo è il nostro obiettivo, è avere sempre più competitività e più clienti possibili, insomma. Renato Mottola, ministro di culto della Chiesa Cristiana Evangelica Assemblee di Dio in Italia. L'associazione Betel si ispira a principi universali della solidarietà umana. Betel è un'associazione evangelica. È un'associazione che ha un obiettivo preciso, quello di aiutare gli emarginati, i bisognosi, con un aiuto alimentare, innanzitutto con questo. Ecco, le finalità dell'associazione, perché voi operate su tanti fronti, c'è anche un progetto molto interessante che riguarda i non udenti, esattamente in che cosa consiste? Allora, intanto l'associazione Betel è un'associazione che ha come obiettivo non solo dare un pacco di alimenti, ma con questo pacco portare nelle case una parola di conforto, di speranza. Abbiamo tantissime famiglie qui, per esempio a Eboli, abbiamo oltre 60 famiglie che assistiamo regolarmente. A queste famiglie che hanno un background piuttosto drammatico, a volte anche psicologico, eccetera, vogliamo dare una speranza e lo vogliamo fare con quel messaggio immutabile ed eterno che è la parola di Dio, che è l'Evangelo. Questa è una delle iniziative. Poi tu mi dicevi anche delle altri fronti, altri percorsi che stiamo facendo.
e sono veramente molto interessanti. Da anni ci stiamo interessando delle persone sorde che purtroppo non hanno possibilità di comunicare. È una comunità numerosissima in Italia, circa 100.000 persone. Qui nel Cilento ci sono molte famiglie che hanno bisogno di un aiuto, hanno bisogno di comunicare, in modo particolare i bambini. E noi a Matinella, ogni culto, ogni riunione abbiamo un interprete e ogni sabato un incontro specifico per sordi. Questa è una delle tante cose.